terminata la famosa assemblea per la nomina dei 5 rappresentanti dei pendolari lombardi e purtroppo la brutta notizia è che la Regione ha confermato un atteggiamento illegittimo e discriminatorio nei miei confronti in qualità di portavoce del Coordinamento Provinciale Pendolari Pavesi, che è il comitato più esteso e più attivo di pendolari della Lombardia. Seguiamo 7 linee ferroviarie, trasporto su gomma, urbano, extraurbano, mobilità ciclabile, mobilità per disabili, quindi titolati e competenti per sedere al tavolo del trasporto pubblico locale, e questa esclusione è stata motivata dal direttore generale infrastrutture e trasporti sulla base di un orientamento politico che io ho espresso in favore del Movimento 5 Stelle. È importante sottolineare che questa esclusione, che ha riguardato per gli identici motivi Serafino Centenario, che è qui accanto a me, rappresentante del Comitato Pendolari di Voghera, è illegittima in quanto la delibera regionale che regolamenta gli accreditamenti a questa assemblea e quindi la possibilità per noi di candidarci per lavorare in campo trasporti a livello regionale stabilisce chiaramente che il soggetto che rappresenta il comitato non deve possedere una carica politica, non stabilisce che non deve possedere un orientamento politico, per cui noi riteniamo che anche da un punto di vista costituzionale ci sia stata una violazione del nostro libero diritto ad esprimere un'opinione politica, in quanto qui confermiamo che entrambi non abbiamo alcuna carica politica nel Movimento 5 Stelle, non ricopriamo alcun incarico istituzionale, siamo stati ostacolati perché a qualcuno forse in questa nostra regione così immacolata faceva paura che dei cittadini semplici ma attivi che si interessano del loro territorio entrassero a sedere con capacità decisionale di voto ad un tavolo dove si stabilisce la programmazione del trasporto pubblico per l'intera regione Lombardia, garantendo alla voce di voi utenti, noi utenti perché anche noi siamo pendolari, di poter avere un potere all'interno di quel tavolo, un potere che avrebbe comportato un servizio migliore e più efficiente per tutti i pendolari lombardi. Naturalmente noi non abbiamo deciso di mollare, continueremo questa battaglia perché sono stati lesi i nostri diritti fondamentali sia da un punto di vista di persona sia da un punto di vista di immagine dei nostri rispettivi comitati che hanno sempre lavorato con competenza, merito e trasparenza sul territorio ed abbiamo intenzione di intraprendere tutte le sedi, le vie legali opportune per far presente, appunto per rivendicare il nostro legittimo diritto a sedere a quella assemblea e a candidarci, perché ci è stato consentito soltanto di votare passivamente, fra l'altro una cosa che non era assolutamente prevista dal regolamento dell'assemblea, e non capiamo sulla base di che cosa la Regione ci considera illegittimi per candidarci ma ci considera legittimi per votare altri comitati. Vuoi fingere qualcosa? Perfetto. Sì, faccio.